Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo unboxing. Per la prima volta non faccio l'unboxing con la Reflex perché principalmente dovrei caricare tutte le batterie che sono scariche, non la uso da diverse settimane e non so neanche dove è finita, quindi dovrei anche cercarla. E ho particolarmente fretta di fare questo unboxing, quindi userò la mia nuova webcam di cui ho fatto l'unboxing un po' di tempo fa, la mia Logitech Webcam C920. Comunque sia, a parte questo, a parte la qualità inferiore quindi rispetto ai soliti unboxing, oggi siamo qui con un unboxing particolare, un unboxing speciale di un tipo di prodotto di cui non ho mai fatto unboxing prima d'ora. Infatti non sarà né un componente per PC, non sarà niente di tutto ciò, ma sarà l'unboxing di un telefono, di un cellulare. Infatti questo qui è il mio attuale cellulare, il mio iPhone 7, come si può vedere qui, iPhone 7, 32 GB. Questo è il telefono che ho usato per più di un anno, e siccome dopo un anno ancora non c'è traccia del jailbreak, sono stato costretto a dover cambiare. Quindi questo telefono qui innanzitutto lo donerò a mia madre, perché infatti ne ha bisogno. Il suo telefono attuale è un iPhone 3G che usavo nel 2007 più o meno, e quindi ormai è un pochettino vecchiotto, e con questo farà un salto di qualità. Tra l'altro è quasi orario LIT, ragazzi, quindi sbrighiamoci. E il telefono di cui farò l'unboxing oggi, come già avete visto dal titolo, come già avete visto dalla copertina di questo video, è il nuovissimo Huawei P10. Edizione normale, quindi non è né la versione Lite né la versione Pro, è la versione, la via di mezzo, diciamo. La cosa che mi ha colpito principalmente di questo telefono è la fotocamera. Infatti questo telefono qui ha 21 megapixel di fotocamera, che è praticamente quasi il doppio del 12 megapixel di questo iPhone 7. È molto, ma molto fluida, molto veloce, perché l'ho provata nel negozio stesso. È una fotocamera fenomenale, fa foto e video con una profondità di campo meravigliosa. Infatti ovviamente vi farò vedere anche com'è la fotocamera, farò qualche foto, metterò qualche foto con qualche slideshow alla fine, farò anche qualche video con la fotocamera, lo metterò alla fine del video. Comunque sia, questa è la scatola del Huawei P10. Possiamo vedere qua sotto in basso diversi loghi. Dual camera, infatti ha due obiettivi posteriori. Qua sotto vediamo il logo del brand. Di lato vediamo questa scritta. Di dietro non c'è niente, a parte un po' di polvere. Diverse informazioni. Come si può vedere anche dall'iPhone, tutti i prodotti vengono ovviamente assemblati in Cina, anche l'iPhone stesso. Comunque sia, questa scatola, anziché aprirsi come quella dell'iPhone, cioè sollevandola, si apre a tipo armadietto. Facendo una pressione sui lati, si apre in questo modo e rivelerà il telefono, che sarà ovviamente l'ultima cosa che andremo a vedere. Prima vediamo il contenuto della scatola. Intanto mi è arrivata un'email, lol. Vediamo innanzitutto il contenuto della scatola. Quindi abbiamo innanzitutto una struttura della scatola molto simile a quella dell'iPhone. Io uso iPhone da circa 10-11 anni, quindi come prima cosa, la prima cosa che farò sarà abituarmi al sistema operativo diverso. Però per quanto riguarda fotocamera e cose del genere, questo di qui è nettamente migliore a questo. Come prestazioni saranno più o meno simili. Comunque sia, farò anche qualche comparazione di performance tra i due telefoni, per vedere anche qual è meglio effettivamente per diverse cose. Comunque sia, togliendo il supporto che regge il telefono sulla scatola, abbiamo poi questa scatolina interna, che è molto molto simile a quella dell'iPhone, devo dire. Proprio come struttura è molto simile. Abbiamo infatti qua il chiodino per aprire il vano della SIM, che come bonus ovviamente ha anche la possibilità di montare delle micro SD fino a 256 GB, quindi memoria espandibile, yay, cosa che la Apple ancora non ha imparato a fare. Comunque sia, questo è il chiodino per aprire il vano SIM slash micro SD. All'interno poi troviamo diversi libretti con diverse robe.
il libretto di istruzioni e altre cianfrusaglie. Ok, la garanzia comunque è nello scontrino, sia che lo acquistate online sia che lo acquistate in negozio come ho fatto io. Poi abbiamo altre scatole all'interno. Abbiamo la scatola del cavo dati e cuffiette, che non è per niente elegante come quello della Apple, devo dire. La confezione delle cuffiette è molto semplice. E ovviamente il cavo dati chilometrico, da quanto sembra, che comunque in realtà poi sarà cortissimo. E qua sotto abbiamo l'alimentatore. Qua dentro c'è l'alimentatore. Appena riesco a capire com'è. Ok, qua dentro c'è una. Ok, si apre così ed esce l'alimentatore, che ovviamente è un semplice adattatore da USB a presa elettrica. Come struttura, alla fine, come funzionamento identico a quello dell'iPhone, molto più grosso. Devo dire che ovviamente quello dell'iPhone è molto più leggero, molto più piccolo rispetto a questo carcassone enorme. Quindi probabilmente continuerò a utilizzare questo e via. Comunque sia, questo è l'alimentatore, o meglio l'adattatore da USB a corrente alternata. Quindi in realtà la scatola si apre in questo modo: si doveva togliere questo pezzo di plastica, di cartoncino anzi, e poi si chiudeva in questo modo e si ribloccava da sotto con questo pezzo di cartoncino. Cioè, what the fuck, ragazzi? Un design più complicato per una semplice scatola non l'ho mai visto in nessun prodotto. Comunque, adesso passiamo ovviamente alla cosa più interessante di questo unboxing. Passiamo subito quindi a vedere il telefono in sé. Appena lo uscirò da questa busta, diciamo, specie di busta, inizierà a prendersi tutte le ditate, quindi bene, per prima cosa quindi dobbiamo tirare questa linguetta verso l'esterno, scollare tutto in questo modo, un po' brutale, e avere il telefono libero. Allora, innanzitutto possiamo vedere che io ho preso il modello blu perché mi piaceva moltissimo questa rifinitura blu. Guardate i riflessi, come sono bellissimi. Inoltre anche la texture sulla scocca stessa è molto molto bella. Sentite il suono che fa. Ok, vediamo se ha già un po' di carica. Quindi per accenderlo bisogna premere questo tasto qui, anche se si può vedere che c'è questa cosa rossa. Non è affatto il tasto della vibrazione come sull'iPhone, che appena si attiva la vibrazione appare questa cosina arancione che è disegnata sul tasto stesso, e il tasto di accensione. Quindi teniamo premuto, vediamo se abbiamo un po' di carica già dentro. Ok, sembrerebbe di sì. 2000 years later. Ok, ha fatto anche il suono di accensione. Comunque, vediamo qua alcuni loghi. Ok, qua c'è tutta la conversione iniziale. Comunque sia, possiamo vedere che abbiamo due fotocamere sul lato posteriore. Abbiamo due obiettivi qui sopra in alto. Uno è da 12 megapixel, mi pare. Ok, abbiamo un obiettivo da 20 megapixel più un altro obiettivo da 12 megapixel. Le foto e i video fatti con questo telefono sono foto e video di qualità da 21 megapixel. Comunque è ottima, per un telefono soprattutto è un'ottima cosa, perché considerate che la mia reflex, ad esempio, ha 18 megapixel, la mia reflex. Questo telefono qui ha più megapixel della mia reflex, di poco, però comunque ce li ha. Mentre l'iPhone 7 ha un singolo obiettivo enorme sul retro da 12 megapixel. Adesso vediamo l'obiettivo frontale. Quello dell'iPhone 7 è da 8 megapixel, mentre quello del Huawei P10 è anch'esso da 8 megapixel, con apertura focale di 1.9
mentre sul retro abbiamo un'apertura focale da 2.2. Quindi ha un'apertura focale migliore quello frontale che quello posteriore, però ciononostante fa delle profondità di campo spettacolari, che adesso ovviamente andremo a vedere. Quindi facciamo la conversione iniziale. Come prima cosa, ovviamente, se scegliamo la lingua, io lo lascio in inglese perché a me piace avere il telefono in inglese. Guardate qua, io ho sempre tenuto i miei telefoni in inglese e questo non farà da eccezione. Ok, come prima cosa, quindi dobbiamo inserire la SIM. Quindi io prenderò la SIM direttamente dal mio iPhone 7 o iPhone 7, come volete chiamarlo. Ok, no, ce l'ho fatta. Quindi prenderò la SIM dal mio iPhone 7 e la andrò a introdurre all'interno di questo Huawei P10. Qua sopra in alto a sinistra abbiamo l'apertura per la SIM. Adesso vi faccio vedere la differenza, no? Ecco qui, abbiamo l'apertura per la SIM e per la scheda microSD. Ora io ho una microSD. Quindi andrò a mettere anche questa. Per fare un lavoro completo, ragazzi, andrò a mettere anche questa micro SD da 16 GB, giusto per estenderlo un pochettino. Cioè, non è tantissimo, alla fine sono 16 GB con 64 GB già di ROM, però comunque un po' di cosa in più non fa mai male. Quindi andiamo ad aprire questa confezione in perfetto stile, non solo recensioni. Ok, tutto rigorosamente aperto a mano, senza l'ausilio di forbici, cutter e cose del genere, per una volta. E qui abbiamo la nostra micro SD da 16 GB con l'adattatore da scheda SD. Hanno capito che l'adattatore medio, quello da mini SD, era inutile, quindi adesso non lo includono più in nessuna confezione, dopo tantissimi anni, no? Quando compravo le schede micro SD per l'R4 e cose del genere. Comunque sia, qui abbiamo il vano per la micro SD, come si può vedere, o come non si può vedere dalla webcam. Quindi qui abbiamo il vano per la micro SD e qui abbiamo il vano per la SIM. E per ora ho ancora la 3. Comunque sia, inseriamo adesso tutto qua dentro, in questo modo, tipo vassoio, no? Ho inserito la SIM, dovrebbe rilevarla in teoria. Comunque sia, si può anche skippare e lavorarci poi dopo. Ok, continuiamo qui. Confermiamo. Wi-Fi sì. Meteo sì, perché no? Confermiamo. Ok, mi connetto adesso al mio Wi-Fi. Ok, andiamo avanti. Adesso vediamo anche un po' le specifiche tecniche. Ne parliamo meglio adesso. Ok, va bene. Problema con Google, non importa, andiamo avanti. Andiamo avanti. Avanti, nuovo. Ok, posso creare un account Huawei ID? Vabbè, skippiamo e proseguiamo poi dopo. New phone, ok. Fingerprint, ok. Metterò un PIN per la protezione e adesso ovviamente il fingerprint, ovvero questo di qui, il Touch ID. Funziona alla stessa maniera esattamente di quella dell'iPhone, ok? E dovrebbe rilevarmi l'impronta digitale quando provo ad accendere il telefono. Get started, ok. Perfetto, questo di qui è il. Ah, c'è già un aggiornamento. Fantastico, ragazzi. Ora, appena ho acceso, già subito c'è un aggiornamento del launcher di default, ok? Aggiornamento veloce. In teoria non dovrebbe metterci molto, così testiamo anche la velocità di connessione. Ah, per quale motivo non si è connesso al wifi? Vorrei sapere. Wifi, ok. Ok, wifi è connesso, quindi resume.
Perfetto, così possiamo testare anche la velocità del wifi su questo telefono, sempre se sta funzionando in wifi e non in 3G, ovviamente. Vabbè, questa parte ovviamente la taglierò e skipperò oltre. Comunque, l'update lo farò anche dopo. Vediamo velocemente il launcher di default. Il launcher di default, da quanto ho capito dall'update e dal primo avvio, si chiama MUI ed è un launcher molto semplice, tipico dei telefoni Android e quant'altro. Ora, la cosa interessante di questo telefono, ovviamente, è il fatto che ha un singolo pulsante esattamente come quello dell'iPhone e non ha i tre pulsanti tipici come molti telefoni Android. Anche se, da quanto ho visto anche al negozio stesso, molti di questi telefoni alla fine stanno spostando tutti i pulsanti sul sistema stesso. Quindi abbiamo qua sotto tre pulsanti finti, ovvero tre robe touch che servono per tornare alla schermata iniziale, quindi per andare sull'home della Springboard così. Poi c'è un tasto che serve per tornare indietro quando ad esempio si è dentro un programma, come che so, ad esempio si apre Chrome e si va in un'altra pagina, si può usare questo di qua per tornare indietro e anche per chiudere l'applicazione stessa, che in realtà non si chiude ma si mette in multitasking, esattamente come sugli iPhone dal 4 in poi. Premendo questo tasto quadrato si aprono tutte le applicazioni aperte finora, quindi tutte le applicazioni che si hanno in background, e si possono chiudere o bloccare. Bloccare significa che in pratica si possono chiudere lo stesso, quindi non so esattamente a cosa se serva questo blocco. Comunque sia, vediamo adesso molte altre caratteristiche. Intanto andiamo nelle impostazioni e possiamo vedere che qui possiamo aggiungere intanto un account Gmail. Possiamo ovviamente aggiungere sia account Gmail che anche account di altri servizi tipo Hotmail, Libero, penso, Yahoo, eccetera. Poi abbiamo qua il wifi che è connesso. Come potete vedere, le impostazioni su questo telefono come struttura è molto simile a quelle dell'iPhone, molto molto simile. Devo togliere questa cosa che si oscura lo schermo in questo modo, che non mi piace per niente. Quindi display, andiamo a mettere poi la temperatura, la brightness, disabilitiamo luminosità automatica. Ok, possiamo anche tornare indietro con questo pulsante di qui. Come stavo dicendo poco fa, abbiamo una similitudine rispetto alle impostazioni dell'iPhone. Infatti possiamo vedere qua il wifi in questo modo, wifi in questo modo, molto molto simile. Il font è molto più piccolo, però come struttura è molto simile, quindi non è con il menu di impostazioni tipico di Android come quello del mio tablet, ad esempio. Qua faccio vedere una screenshot a confronto. Non è in questo modo, è molto simile a quello dell'iPhone, quindi già dalle impostazioni mi troverò molto a mio agio perché, l'avevo appena disabilitata la luminosità automatica, what the fuck? Comunque, mi troverò molto a mio agio con le impostazioni perché è molto molto simile. E poi possiamo vedere qua diverse altre caratteristiche, applicazioni, permessi, utilizzo memoria, quanto spazio abbiamo libero, quindi da 64 GB già abbiamo liberi soltanto 49 GB. E non ho installato niente. Comunque sia, la scheda SD ovviamente viene rilevata e funziona egregiamente, quindi non c'è nessun problema. Che altro c'è da dire? Aggiornamento di sistema, ovviamente EMUI dovrebbe aggiornarsi. Quindi farò fare questo aggiornamento di sistema e riprenderò la registrazione tra poco. Nel frattempo, mentre qui fa l'aggiornamento, parliamo un po' delle specifiche tecniche. Questo telefono intanto è uscito a marzo 2017, quindi è un telefono fresco, diciamo, di quest'anno, mentre l'iPhone 7 a confronto è uscito a novembre scorso. Quindi alla fine sono due telefoni
attuali, due telefoni moderni, e entrambi i telefoni hanno pressoché simili specifiche. Questo telefono qui, l'Huawei P10, come processore ha un octa-core Cortex A73 e come coprocessore ha un Cortex A53, quindi ha un processore, un coprocessore. Abbiamo due processori, quindi quad core, che insieme formano un octa core. Entrambi i processori sono da 1 e da 4 per 2,4 GHz, mentre l'altro sono 4 core da 1,8 GHz. Quindi abbiamo un processore, un coprocessore, entrambi quad core, che formano un octa core. Quindi teoricamente dovrebbe essere il doppio più potente di questo, perché questo di qui ha un semplice quad core A7, se non sbaglio. Dovrebbe essere teoricamente il doppio più potente di questo. Questo di qui ha sui 3-4 GB di RAM più o meno. Questo di qui ha 4 GB di RAM, mentre il modello P10 Plus ha 6 GB di RAM. Ovviamente la differenza che c'è tra il modello medio, questo di qui, e il Plus è semplicemente che il Plus ha 2 GB di RAM in più. Come GPU invece, come scheda grafica, come volete chiamarla, abbiamo una Mali G71 MP8. Allora, la Mali G71 ha intanto la possibilità di fare l'anti-aliasing fino a 16 volte, quindi multi-sample anti-aliasing per 16. Quindi diciamo che come caratteristica di anti-aliasing è abbastanza buona. Poi supporta l'OpenGL, supporta il Vulkan 1.0, ottimo. La mia GTX 1060 supporta il Vulkan, l'OpenCL e il DirectX 11. E inoltre supporta anche il RenderScript, che è leggerissimo. Comunque sia, DirectX 11 sinceramente mi sembra un pochettino retrograda, perché ormai siamo col DirectX 12, anche se moltissimi giochi ancora non lo utilizzano appieno. Quindi, volendo, per un telefono, poi DirectX 11 e il Vulkan sono piuttosto buoni. Ovviamente poi installerò anche dei benchmark, farò dei benchmark, magari anche in un video a parte. Network instabile, provando a connettermi, non capisco per quale motivo fa così. Proverò a connettermi al modem direttamente. Poi abbiamo la cache L2 configurabile da 128 KB fino a 2 MB. Poi abbiamo come sistema di memoria virtuale, MMU. Poi il multicore scaling va da 1 fino a 32 core. Quindi per un telefono diciamo che è una scheda grafica senza dubbio ottima. Adesso ho connesso il telefono direttamente al modem, anziché collegarlo al TP-Link, che è una sorta di hub. Vediamo se migliora. Inoltre faccio anche una cosa, scollego questo, così in teoria dovrebbe anche andare più veloce. La recensione effettiva di questo telefono arriverà poi tra qualche giorno, giusto il tempo di utilizzarlo un po' come telefono principale e vedere un po' come mi va rispetto all'iPhone 7. E inoltre, ovviamente, parto un po' da zero come utilizzo, perché alla fine io ho utilizzato Android sempre come sistema operativo per tablet. Non ho mai utilizzato Android come sistema operativo per un telefono effettivo. Ho sempre utilizzato iPhone da circa 11 anni, da quando è uscito il 3G, e prima ancora avevo il Nokia, quello bianco e nero. Comunque sia, vediamo un po' se riesco a fare questo aggiornamento e poi riprendo a registrare il video. Ho messo il telefono sotto carica, questo è il secondo aggiornamento. E come si può vedere qui, è decisamente più veloce rispetto all'aggiornamento precedente. Quindi sì, direi che adesso il wifi funziona effettivamente come dovrebbe funzionare. Ok, dopo aver aggiornato, fatto tutti gli aggiornamenti al telefono, riavviato anche diverse volte, perché infatti sono stati più aggiornamenti, due aggiornamenti di preciso. Il secondo aggiornamento è andato molto più veloce rispetto al primo, non so se perché si è riavviato o perché appunto è stato già aggiornato e quindi magari ha migliorato anche la prestazione di rete, però comunque è andato molto molto veloce. E a questo punto, per concludere questo video, farò dei velocissimi test su entrambi i telefoni per vedere appunto quale dei due effettivamente è più potente, se l'iPhone 7
oppure se questo Huawei P10. Quindi farò dei test andando per di speed test per vedere quale dei due riesce a prendere meglio la connessione. Ovviamente questi due li farò separati per evitare che entrambi si connettano insieme allo speed test e rallentino quindi la connessione, facendo vedere valori che non dovrebbero essere. Quindi li avvierò separatamente i due test. Ok, andiamo quindi su speed test su entrambi. Però farò partire i test. Oh, qua già begin test è apparso prima. Farò partire i test in maniera separata. Quindi prima facciamo lo speed test della connessione sull'iPhone 7. Entrambi connessi allo stesso access point, stesso wifi. Quindi le uniche differenze potrebbero essere intanto minime, anche in base al carico di rete, e possono essere dipendere anche da come i due telefoni gestiscono la 5 GHz. Entrambi i telefoni riescono a connettersi al wifi a 5 GHz senza problemi, quindi non è questo un problema. L'iPhone 7, ping 18 millisecondi, download 77.85 megabit al secondo e upload 19.61 megabit al secondo. Adesso facciamo lo speed test sul Huawei P10. Dipende tutto dal carico di rete e da come riescono a collegarsi alla 5 GHz. Ok, valori leggermente migliori sul P10, con un ping di 10 millisecondi, quindi appena 8 ms in meno, non è granché di differenza. Download 79.19 megabit al secondo e upload 20.36 megabit al secondo, quindi i file sono quasi pressoché simili, leggermente più alti sul P10, di poco, però cosa di poco, non è una differenza abissale che appunto fa sopravvalere un telefono all'altro. Adesso chiudiamo tutto quello che c'è in background e andiamo a fare il benchmark completo del telefono con AnTuTu su entrambi i telefoni. Avevo già fatto un benchmark precedentemente, l'iPhone 7 mi ha dato come punteggio 164.191, mentre il P10 123.711. Come si può vedere, il punteggio di AnTuTu Benchmark è nettamente superiore sull'iPhone 7. Adesso faccio un rapido benchmark in live sul video e vediamo un po'. Test again, premuto allo stesso istante. Come si può vedere, il test sull'iPhone 7 è partito leggermente prima, quindi dà un piccolo vantaggio di tempo all'iPhone 7. A livello di FPS, mi sembra molto, ma molto più fluido l'iPhone 7 come frame rate. Ora, da questo video non si può capire molto, però comunque guardandolo nella realtà, ecco questo benchmark, riesco a notare che sull'iPhone 7 il video è molto più fluido e quindi FPS maggiori, mentre sul P10 scatticchia leggermente, quindi una cosa impercettibile. Sul primo benchmark, sul secondo benchmark Garden, c'è una differenza molto ma molto più grossa. Infatti sull'iPhone 7 il benchmark di Garden parte a 1334x750 di risoluzione, non so se si riesce a mettere a fuoco. Mentre sul P10 lo stesso benchmark parte automaticamente alla risoluzione 1920x1080 e anche per questo motivo ovviamente lagga di più perché lo carica ad una risoluzione molto più alta, quindi diciamo che questo telefono qui compensa con la risoluzione più alta, però a discapito delle prestazioni, quindi fa laggare molto di più il video. Non so per quale motivo, comunque questo benchmark parte appunto in questo modo, 1080p su questo telefono, mentre in neanche 720 sull'iPhone 7. Lagga di più su questo appunto perché viene caricato in 1080p. Se riuscissi a far caricare questo benchmark con la stessa risoluzione su entrambi i telefoni, sarebbe un benchmark molto, molto, ma molto più vicino tra i due telefoni. Inoltre questo di qui, come
come si può vedere, è indietro rispetto a questo, sia per quanto riguarda la RAM, sia per quanto riguarda la CPU, quindi abbiamo meno performance rispetto all'iPhone 7 sul P10. Tutto ciò ovviamente compensando con una fotocamera da 21 megapixel che, di cui adesso appunto vi farò vedere un video che ho registrato e diverse foto. Quando ho avviato i due benchmark la prima volta, il P10 era molto più indietro rispetto all'iPhone 7 e l'ha raggiunto soltanto quando sono arrivati al 67%, per poi tornare di nuovo indietro di 1-2 percentuali. Questa volta invece sono piuttosto vicini e tra l'altro il P10 ha già superato l'iPhone 7. 67% qui, mentre il 65% qui, nonostante questo sia partito molto prima. Inoltre questo è già arrivato all'ultimo test, quello della UX, ed è già al 72%, mentre questo è ancora al 67% e non ha ancora terminato il benchmark sulla CPU. Bisogna anche notare che l'iPhone 7 è più vecchio rispetto a questo telefono di qui di qualche mese. Ciò nonostante, riesce perfettamente, diciamo, ad arare i risultati di questo. Difatti, se non fosse stato ovviamente per la mancanza di jailbreak dopo un anno, sarebbe ancora rimasto il mio telefono principale. Comunque sia, come si può vedere già, l'iPhone 7 ha finito il suo ciclo di benchmark, mentre il P10 sta ancora facendo i benchmark della UX. Diamo un'occhiata più vicina. Ok, 97%. Ed eccolo qua, esattamente con i dettagli di prima. Adesso andiamo nel dettaglio nei diversi benchmark. Quale è andato meglio su quale telefono e per quale motivo. Dunque, intanto abbiamo il risultato finale di 161.897 sull'iPhone 7 e 124.750 sul P10. Il benchmark 3D 48.765 sull'iPhone 7, mentre 36.523 sul P10. UX 50.801 sull'iPhone, mentre 44.817 sul P10. CPU 33.115 sul P10 e 49.523 sull'iPhone, mentre la RAM 10.195 sul P10 e 12.768 sull'iPhone 7. Quindi possiamo notare dei valori molto più alti sull'iPhone 7, un punteggio totale molto più alto sull'iPhone 7, però a pari passo i vari benchmark hanno un distanziamento non elevatissimo, nel senso che non sono tipo 40.000-50.000 punti in più su un telefono rispetto a un altro, sono punti alla fine di 10.000 circa, quindi alla fine la differenza è relativamente poca, nel senso che alla fine i due telefoni sono entrambi buoni, entrambi ben performanti, ovviamente con sistemi operativi completamente diversi, quindi anche per questo motivo non si può fare un bel paragone, quindi bisognerebbe paragonare telefoni e tablet ovviamente con stessi sistemi operativi. Comunque sia, ovviamente il software non è ciò che fa il telefono quanto l'hardware, quindi la fotocamera, come ho già detto prima, è nettamente migliore sul P10, quindi tutti questi benchmark, diciamo, vengono compensati da una fotocamera migliore. Per quanto riguarda ovviamente le prestazioni, dico chiaramente che l'iPhone 7 è decisamente meglio in quanto riguarda le prestazioni. Sia per il fatto che, come ripeto, non è jailbreakato, quindi magari jailbreakandolo avrebbe perso un po' di performance, ma non lo so ovviamente, perché il 5S sinceramente l'avevo jailbreakato ed era perfettamente veloce. Inoltre, ovviamente, un punto in più per l'iPhone 7 per quanto riguarda Ciao Siri! Ecco cosa ho trovato cercando quanto riguarda Ciao Siri su internet. Per quanto riguarda insomma Siri, ovviamente che è sull'iPhone 7, però qui non c'è nessun assistente vocale sostitutivo, almeno non preinstallato. Probabilmente ci sarà qualche assistente vocale tipo Siri da poter installare, non lo so sinceramente, perché avendo utilizzato questo sistema operativo soltanto con i tablet, mai come telefono, non mi sono mai dedicato appunto alla ricerca di un assistente vocale per il tablet, quindi farò qualche ricerca, magari se c'è qualcosa del genere anche su Android per quanto riguarda
l'assistente vocale, perché è una funzione molto molto bella che sinceramente mi manca un pochettino, ovviamente. Non so bene cosa rispondere. Esatto. Per quanto riguarda poi altre piccole caratteristiche tra i due telefoni, ci sarebbe quest'altra caratteristica. L'iPhone 7, quando è in sleep mode ed è ad esempio in tasca oppure appoggiato su una superficie e si solleva, automaticamente senza premere nessun tasto si accende da solo, quindi si illumina da solo in questo modo senza premere alcun tasto. Mentre il P10 questa caratteristica non sembra possederla. Ora, non ho guardato a fondo le impostazioni, quindi magari potrebbe anche essere tra le impostazioni disabilitata di default, non lo so ancora, però già di suo, diciamo, pre-impostata non ce l'ha. Probabilmente magari non è neanche tra le impostazioni. Per quanto riguarda il riscaldamento, devo dire che entrambi i telefoni, durante l'utilizzo, specialmente di software 3D, giochi 3D ad esempio, cose del genere, riscaldano un po'. Però il P10 ho notato che riscalda parecchio durante la carica, quindi mentre è in carica con caricabatterie, il P10 riscalda tantissimo, mentre l'iPhone 7, come qualunque altro iPhone, rimane molto molto fresco. Però in compenso il caricabatterie riscalda, quindi qua riscaldano tutti e due, caricabatterie e telefono, mentre per l'iPhone riscalda soltanto il caricabatterie, ma il telefono rimane abbastanza fresco, non riscalda quanto il P10. Per quanto riguarda l'unboxing, ho terminato tutto qui con questa comparazione veloce con due benchmark, uno che è AnTuTu benchmark e l'altro che era lo Speed Test, però potrei fare anche altri benchmark volendo, altri test di comparazione di velocità. Come ad esempio la velocità di apertura dei programmi, quindi prendendo qualcosa di pesante, ad esempio la fotocamera, premiamola allo stesso tempo. Sull'iPhone 7 mi sembra essere partita molto più velocemente rispetto a quella del P10. Adesso impostiamolo sulla fotocamera frontale, quindi 1 e 2, ok. Ecco qua. E vediamo una differenza di qualità. Non so se si riesce a notare dal video, però abbiamo qui una differenza di qualità. Mentre dal video si può notare che la qualità su a destra sembra migliore perché riesce a prendere più dettagli, ad esempio della mia barba, a sinistra invece si nota molto più sfocata. E effettivamente è così, nel senso che a sinistra la fotocamera frontale, quindi la fotocamera frontale del P10 riesce a mettere a fuoco, quindi effettivamente mette a fuoco, mentre quella dell'iPhone 7 è a focus fisso, quindi non può mettere a fuoco questa, può al massimo regolare l'esposizione e la luminosità, ma non può mettere a fuoco, mentre quella del P10 può benissimo mettere a fuoco e può anche scattare la foto direttamente toccando lo schermo. Mentre l'iPhone 7 può scattare la foto premendo qui, può anche fare il flash frontale, cosa che credo possa fare anche questo. Vediamo un po', flash frontale, automatico, cioè automatico è off, non c'è, sembra attivo, non so quale motivo. Ecco qua, può fare il flash frontale anche il P10. Qui notiamo che ovviamente dobbiamo premere i tasti laterali per fare la foto oppure il tasto di scatto qua sotto in basso. Mentre la fotocamera posteriore abbiamo tantissime differenze, parecchie differenze. Innanzitutto notiamo che la qualità è decisamente migliore sul P10 perché abbiamo. Intanto abbiamo la doppia fotocamera, un po' come l'iPhone 7 Plus che io non ho, quindi non posso fare un confronto, ecco ragazzi, vedete, non posso fare un confronto uno a uno perché
Non avendo neanche l'iPhone 7 Plus che ha due fotocamere, non si può fare neanche questo confronto effettivo se la qualità maggiore, la qualità migliore di sfocatura, eccetera, è data appunto dalle due fotocamere. Però al massimo si può fare un confronto con una foto scattata con questo e una foto presa anche da internet scattata con un 7 Plus. Oppure, come nel mio caso, scattata col 7 direttamente. Quindi adesso farò una foto al mio PC con questo e con l'iPhone 7 e vi faccio vedere la differenza. Come potete vedere, la foto scattata con il P10 è nettamente più nitida rispetto a quella dell'iPhone 7. Possiamo vedere, ad esempio, nei particolari, anche andando a zoomare da qui, possiamo vedere nei particolari, ad esempio, che il particolare qua della Logitech webcam è in questo modo sull'iPhone 7, mentre sul P10 ha, a mio parere, più definizione. Ovviamente parliamo di cellulari, non parliamo certo di reflex, quindi alla fine la qualità fotografica è quella che è. Però ovviamente per un cellulare direi che 21 megapixel sono senza dubbio qualcosa di eccezionale. Mentre l'iPhone 7 ha i suoi 12 megapixel, racchiusi in questo obiettivo di qua. Entrambi i telefoni hanno il doppio flash, arancione e giallo, però sul P10 sono uno accanto all'altro, mentre sull'iPhone 7 sono uno sull'altro. Non so se questo implica ovviamente un flash migliore su questo perché sono separati, o su questo perché sono uniti. Non so se implica un flash migliore averli uniti o separati. Spegnendo la luce adesso e accendendo semplicemente la torcia sull'iPhone 7 abbiamo un'illuminazione che è questa di qua. Difficile ovviamente da riprendere con una webcam. Con la reflex sarebbe venuto molto meglio, però come ho già raccontato all'inizio del video, non ho avuto tutto il tempo di prepararla. Mentre accendendo la torcia su questo, che a differenza dell'iPhone si trova qua sopra in alto, torch, notiamo intanto che già la luce che esce dal telefono stesso è più forte rispetto a questa. Notate la differenza, mentre sul P10 la luce raggiunge anche la parte inferiore del telefono, sull'iPhone 7 sembra quasi vincolata qua sopra. Adesso lo sposto, metto l'iPhone 7 allo stesso punto in cui è il P10, per farvi vedere che non è la posizione più alta o più bassa. Quindi, come dicevo poco fa, con l'iPhone 7 abbiamo questa luminosità, mentre con il P10 abbiamo questa luminosità. Quindi leggermente più potente sul P10 e si può notare anche dal fatto che siano che sia che arrivi già nella parte inferiore del telefono. A proposito, ho aggiunto anche la cover di plastica per proteggerlo. Mentre sull'iPhone 7 arriva fino a qua sopra, massimo, fino ai pulsanti del volume. Qua sotto non arriva neanche luce del flash. E questa, diciamo, era la torcia, quindi era il flash, ecco, in azione. Abbiamo poi ovviamente la luminosità automatica e quant'altro qua nel P10. Anche sull'iPhone 7, però ovviamente questi dettagli, tutte queste cose di qua, le vedremo nel video della recensione, quindi stay tuned, we'll be back on that argument soon. Adesso per concludere vediamo due video registrati, uno con l'iPhone 7 e un altro con il P10, per confrontare anche la qualità di registrazione dei video con la fotocamera posteriore. Questo è il video registrato con l'Huawei P10 in condizioni di
mediocre luminosità, perché in pratica ho dovuto registrare questo video due volte perché ho perso il video di ieri, in quanto mi si è corrotta la micro SD, e, sempre con due lampadine. Come si può vedere, abbiamo una profondità di campo stupenda per un telefono, ovviamente. Mettendo fuoco notiamo che lo sfondo viene sfocatissimo, un po' stile reflex, ovviamente però ridotto perché comunque è un cellulare. E abbiamo una messa a fuoco da vicino che è notevolmente migliore rispetto a quella dell'iPhone, perché a una certa distanza con l'iPhone si inizia a non poter mettere più a fuoco, mentre con questo si può mettere a fuoco da vicino, essendo ancora più vicini alle cose rispetto all'iPhone. Cioè, cosa voglio dire in pratica? Che si può fare una messa a fuoco da vicino più ravvicinata rispetto al massimo che si può raggiungere con l'iPhone. Inoltre, si può mettere in pausa il video e registrare e continuare la registrazione in un secondo momento, cosa che con il software già preinstallato della fotocamera dell'iPhone non si può fare. Quindi, ad esempio, metto in pausa il video, cambio inquadratura e continuo a registrare senza nessun problema. Questa è la qualità di registrazione del Huawei P10. E se non ci credete, eccovi la prova. Questo è il video registrato con l'iPhone 7 con la qualità massima 4K, senza flash e con scarsa luminosità. Come potete vedere, sono sempre due e mezzo lampadine funzionanti di questo lampadario. Qua non abbiamo l'apertura focale, ovviamente, che ha il P10. Questo è il massimo che si può ottenere nella sfocatura dello sfondo, mettendo a fuoco ciò che c'è più vicino possibile. Inoltre, se mi metto molto vicino, come ho fatto col P10, non riesco a mettere a fuoco perfettamente. Fin qui riesco, fin qui, ecco, fin qui già da qui inizia a non mettermi a fuoco plein gris, ad esempio. Comunque sia, a una certa distanza si può ancora mettere a fuoco. Si può ovviamente zoomare mentre si registra, quindi si possono anche fare delle macro. Ecco qui, potete vedere con lo zoom ovviamente lo sfondo viene molto più sfocato perché viene un effetto macro in un certo senso. Notate anche il rumore video, molto diverso rispetto a quello del P10. Qui non si può mettere in pausa la registrazione e riprenderla come sul P10, quindi si deve fare una ripresa unica in generale. Comunque sia, questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing del Huawei P10 e il confronto rapido con l'iPhone 7. Ovviamente poi farò magari un video di confronto più approfondito, magari potete anche scrivere nei commenti quali altri software, quali altri applicativi potrei utilizzare per confrontare i due telefoni. Comunque sì, abbiamo già visto che per quanto riguarda le prestazioni, l'iPhone 7 è leggermente più potente e l'iPhone e il P10, scusate, è leggermente più basso, però comunque compensa con la fotocamera migliore. E niente ragazzi, questo è tutto. Consigliatemi nei commenti che applicazioni volete vedere anche nella recensione, giochi soprattutto, cose del genere, e anche per il benchmark. E noi ovviamente ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti! E ovviamente la recensione e la comparazione farò con la Reflex, sia chiaro. Ok, alla prossima, ciao a tutti!